sono le 8 e 6 minuti, è arrivato il momento di collegarci con Cateno De Luca che prosegue il suo tour, si sta asciugando, io so che è appena, proprio si è appena fermato dopo una pedalata che l'ha messa a dura prova, insomma la stanchezza comincia a farsi sentire? Stanchezza non esiste, nonostante sono andato a letto alle 3:30, già io alle 5:30 ho fatto la sveglia per tutti e mi sono ritrovato poi bloccato lì in albergo perché sono arrivati regali, persone che hanno portato dolci, biscotti, una cosa incredibile, quindi abbiamo accumulato un po' di ritardo, dovevo fare una volata per arrivare qui ad Acque Dolci, ma come sono abituato a fare io recupero sempre, nonostante tutto, poi lei mi vede stanco. Oggi la destinazione finale è Santo Stefano di Camastra, partenza da Sant'Agata di Militello, Acque Dolci, Caronia e poi appunto Santo Stefano di Camastra. Intanto questo fine settimana le tappe come sono andate, De Luca? Benissimo, ieri abbiamo chiuso la serata con un bel comizio a Sant'Agata di Militello, molto partecipato. Tenete conto anche che la diretta Facebook ieri sera ha toccato i 1000 collegati costanti, un comizio di 1:30, c'era anche Dino Giarrusso, abbiamo spiegato anche la strategia per le elezioni nazionali, parte il progetto De Luca Sindaco d'Italia e ovviamente siamo pronti anche all'Election Day, considerato che tra 7 giorni, 8 giorni massimo, per ragioni di Stato, il Monnello Musumeci si dimette finalmente da quel ruolo in modo tale che si voti per le elezioni regionali e per quelle nazionali in un'unica data. E la notte in questo momento stiamo lavorando anche sulla formazione delle liste e anche sulla strategia che ci renderà protagonisti anche delle elezioni nazionali. De Luca, a proposito di Musumeci, ci sono le sue dichiarazioni di Musumeci appunto sulla questione migranti. Musumeci chiama in causa l'Europa, il prossimo governo di centrodestra, priorità ai confini. Insomma, rispolvera vecchie affermazioni? Guardi, ancora siamo noi fermi alla famosa affermazione, anzi ordinanza, non so fosse finita nel cesso, dove doveva chiudere tutti gli hotspot in Sicilia, ve lo ricordate? L'unico hotspot che è stato chiuso in Sicilia credo che fosse il 2019, possiamo andare a guardarlo, ricordate quando ha mandato il suo esercito in tutti gli hotspot che doveva chiudere? L'unico hotspot che si è chiuso in Sicilia è stato quello di Bisconte, perché l'ha chiuso il sindaco di Messina, ma non l'ha chiuso in un'ottica di potersi agganciare alle visioni becero-leghiste, le ha chiuse perché lì c'era un problema d'ordine pubblico e lo abbiamo aperto, poi abbiamo potenziato un'altra zona. Quindi un'operazione non di sciacallaggio alla Musumeci, come sta facendo ora. Quindi ricordo sempre che Musumeci è sempre stato sciacallo sulle questioni dei migranti, tant'è vero che quella famosa ordinanza di dover chiudere tutti gli hotspot in Sicilia è andata a finire lì. Musumeci, De Luca mi scusi, nel fronte progressista invece c'è uno scontro in atto con i 5 Stelle, è tutto previsto? Ovvio, noi abbiamo detto già ad ottobre scorso cosa sarebbe successo, anche perché ci rendiamo conto che quando sotto i capelli non c'è niente e quando si deve poi a fare cose serie è ovvio che i 5 Stelle alla fin fine sarebbero saltati, sarebbero spappolati. Così è stato e ci troveremo quindi con un fronte progressista spaccato in due, anzi vi anticipo che probabilmente anche Fava se ne andrà per i fatti propri, perché ovviamente Fava ora come verrà rieletto? O lo mandano a Roma oppure nelle liste del PD lo ammazzano. Quindi l'unica soluzione che ha Fava è trovare una scusa ora per litigare nel centro-sinistra, farsi magari velocemente la sua lista per farsi rieleggere, perché questa poi è la storia di Fava. Per quanto riguarda il centro-destra invece c'è ormai il fattore Lollo e di conseguenza, dimettendosi Zingaretti dalla presidenza della regione Lazio, Giorgia Meloni prenderà suo cognato Lollobrigida, che attualmente è capogruppo alla Camera, e lo indicherà come candidato presidente alla regione Lazio. Quindi Lombardia alla Lega, Lazio al Fratelli d'Italia e Monnello Musumeci ovviamente è finito, è finita la copertura di Fratelli d'Italia. A chi andrà
questa presidenza la volevano offrire a me. A ieri c'è stato il boss Garbi che ha tentato di, ho detto per l'ennesima volta no, andiamo avanti per il nostro progetto, e naturalmente si apre una grande cabala. Chi sarà il candidato? Sarà una donna dell'area di Michigan? Staremo a vedere. Ecco, ma a proposito di Sgarbi, De Luca, cosa è successo? Perché è scomparso Sgarbi dal suo simbolo? Perché lui voleva che io facessi il ministro per il Sud e che mi accordassi con il centrodestra per 4-5 seggi in Parlamento blindati. E quindi mi ha spinto, ma l'ha spinto in amicizia, questo lo voglio dire, infatti non c'è spirito di polemica con Sgarbi, l'ha detto per il mio bene. Dice: ma tu perché ti continui a massacrarti? Ti puoi prendere una poltrona di ministro per il Sud e quindi poter anche incidere per il Sud. Gli ho detto io: guarda, io sono scarso, sono inadeguato per fare il ministro, non mi piacciono i salotti romani, sono allergico, sono un uomo di territorio, di terra, più della presidenza della regione, il mio sogno non arriva oltre, quindi continuo il mio percorso per la mia terra, e forse per la prima volta in questa terra c'è qualcuno che non ha approfittato del consenso per vendersi e quindi di diventare l'ennesimo ascaro dei poi siciliani, nel senso di approfittare del consenso dei siciliani. Ascari a Roma ce ne sono già tanti, e soprattutto autonomisti in Sicilia e pagnottisti a Roma ce ne sono altrettanti. Inutile che mi dunga pure. Ma quindi ci faccia capire un attimo, De Luca, anche lei si è fatto una risata dopo che Berlusconi ha detto le pensioni a 1.000 euro al mese e gli alberi piantati? Manca più pilo per tutti, abbiamo completato. Parliamoci chiaramente, e parliamo di Berlusconi, ci sta ovviamente la battuta. Guardi, noi già in Sicilia è da 30 anni che abbiamo i soldi pupari, che hanno condizionato la vita della nostra terra, perché poi trovano i pupi che si fanno suggestionare e quindi i pupari continuano così a pesare nelle varie dinamiche. Io li ho mandati a fanculo, per cui il problema non c'è. Ritrovarci ancora Berlusconi con la logica del più pilo per tutti, obiettivamente è offensivo per la nostra intelligenza. Ecco perché ho pure spiegato a Sgarbi: capisco che tu hai una questione di garantirti la tua rielezione, io invece non sono uno che va alla conquista, anzi a pietire le poltrone, ma quelle che sono state le posizioni politiche io finora le ho ottenute senza partiti e solo ed esclusivamente grazie al consenso popolare. Ma avranno una lezione dalla Sicilia questa volta, che se la ricorderanno per tutta la vita. De Luca, mi raccomando, allora, se incontrerà per strada un'altra nipote di Mubarak, non si fermi, anche perché le deve pedalare. Ah, guardate, io già sono francescano per definizione. A questo aggiungiamo che la camminata è anche, da questo punto di vista, proprio un'espiazione dei miei peccati, che non riguardano quel fronte, ma possono riguardare le mie sfuriate con i collaboratori. Quindi intanto dico qualche colpo di minchia in più che non dovrei dire, e quindi è ovvio che faccio anche questo, per cui sarà impossibile che io incontri le signore o signorine. Tenete conto che comunque io sono attrezzato, eventualmente so come calmare i miei ormoni, porto con me quelli che, come si chiamava, il cilicio, no? E quindi eventualmente quell'ora che mi fermo in albergo mi do 4 colpi e gli ormoni vanno a posto, quello che è rimasto come residuo. De Luca, allora ci fa ridere però così. De Luca, allora le auguriamo una buona colazione, penso che ne ha di bisogno, no? Guardate qua, qua, se volete fare colazione per me, vedete, ecco. C'è la cosa bella di questi giri, è che ovunque ci fermano e ci offrono colazione. Ora capisco perché sono riuscito a dimagrire di un grammo. Capisco allora perché lei va in bici, proprio per smaltire un po'. Assolutamente, e ovviamente poi ci sono la parte a piedi che ci serve esattamente per questo. Noi ieri abbiamo fatto 40 chilometri, circa 22-23 a piedi, e il resto l'abbiamo fatto in bici. La parte in bici la facciamo tra un comune e l'altro, dove ovviamente non c'è motivo di fare la camminata a piedi. E vi devo dire che comunque vedere ormai la gente che ti aspetta, perché sa che all'incirca a quell'orario stai passando, tipo Giro d'Italia, per me è una grande soddisfazione. De Luca, grazie. L'appuntamento rinnovato per domani 8:05, sempre qui in diretta su Sesta Rete TV e Radio Fantastica. Buona giornata.
Grazie a voi.